Buona giornata a tutti, sono Davide Bettio e mi occupo nella vita di distribuzioni embedded e contribuisco al progetto KDE. E sono qui per parlarvi di SystemD, che a molti di voi forse non piace, ma in realtà possiamo vedere come potremmo farcelo piacere perché ha tante feature carine. Allora, innanzitutto iniziamo sul perché è nato SystemD. SystemD è nato con un semplice paradigma. Fai partire di meno e maggiormente in parallelo. L'idea fondamentale è che spesso quando facciamo boot del sistema ci partono 10.000 servizi che magari mai useremo. Magari potrebbe partire, che ne so, sul nostro portatile il server SSH, quando magari non faremo mai SSH al nostro portatile e lo facciamo una volta ogni 2 mesi. E un'altra cosa con cui è stato pensato SystemD è che di sostituire gli script d'avvio, perché attualmente quando un sistema con il vecchio classico sistema di init parte, inizia a lanciare una serie di script bash che invocano 100.000 volte cat, sed, vkap e quant'altro per partire. E infatti, se guardiamo una comparazione tra Mac OS X e Linux, notiamo che quando Mac OS X ha finito di partire, il primo PID è tipo il 150. Mentre nel frattempo sono già partiti più o meno 2.000 processi che sono anche magari già terminati durante il boot della macchina Linux. Poi, in tutto questo, hanno avuto anche delle altre idee carine, ad esempio la possibilità di creare template. E con i template, ad esempio, possiamo usare lo stesso file di configurazione e fare dei symlink templatizzati, in modo ad esempio da usare lo stesso file di configurazione per tutti i terminali virtuali che ci sono in una macchina. In questo modo, ad esempio, possiamo in modo semplice ottenere che, ad esempio, i vari getty partano unicamente quando si fa switch del terminale su un certo terminale e non partono all'avvio subito, consumando memoria. E poi SystemD è stato anche pensato con le transazioni e le dipendenze in mente, quindi praticamente ogni servizio quando viene fatto partire, fa partire le sue dipendenze, se viene fatto partire nell'ottica di una transazione, se la transazione viene male, viene revertata. E così via. Poi SystemD è controllabile via D-Bus, che sta diventando il sistema di PC sempre maggiormente preferito anche per la sua comodità. E poi, riagganciandoci a quello che abbiamo detto prima, SystemD ha un core piccolo e numerosi helper, sono veramente tanti. Infatti molti pensano che SystemD sia un mostro gigantesco, in realtà no, è un core piccolo e poi c'è una suite di helper numerosa. E comunque, in ogni caso, supporta anche gli vecchi script CSV e quindi non quindi se abbiamo ancora cose legacy possiamo farle partire senza problemi. Non so se l'ho citato, appunto on demand è un'altra delle feature carine e poi parlerò anche della socket e bus activation. Andiamo avanti. Falsi miti, ci sono anche dei falsi miti che circolano su SystemD, appunto, che è un unico mostruoso blob, non è vero, è solo un grosso repo Git che poi, una volta compilato, genererà tutti i suoi eseguibili e le sue librerie. E i file di configurazione sono binari, ho letto qualche parte che qualcuno pensava che i file di configurazione sono binari, in realtà no, sono dei file semplicissimi da editare, da parsare, hanno una struttura simile ai .desktop che richiama vagamente quella dei fileini. E SystemD implementa la gestione della rete. Sì e no, nel senso che se si usa un sistema tipo Red Hat, che hanno il loro sistema di configurazione della rete, hanno riscritto anche tutta la parte di gestione, ma non siamo obbligati a usare il suo sistema di gestione della rete. Si può usare ad esempio Network Manager o quella cosa che usa Debian. E poi si legge che .systemd non è compatibile con gli script CSV, non è niente vero. Anzi, addirittura, se è presente un header chkconfig che usano in Red Hat, addirittura lui cerca di fare lo startup parallelo, quindi li supporta anche piuttosto bene. Poi si gira la voce, il falso mito che SystemD impedisce di usare i daemoni di syslog. Non è vero perché SystemD ha un suo sistema di logging che è journalD, ma si può affiancare a rsyslog e quant'altro. E poi gira anche la voce che SystemD va bene solo sui desktop, cosa che non è niente vero perché se si va a vedere la documentazione ci sono una marea di feature dedicate alla configurazione di App Armor, Linux e quant'altro, quindi va bene anche per i server. E
ancora meglio va bene per i sistemi embedded, in quanto si può dedicare a ogni processo una certa quantità di risorse e così via. Poi non so se vi vengono in mente altri falsi miti, magari ne parliamo dopo. Tipologia di unit. Systemd introduce una sua terminologia, nel senso che quello che una volta erano appunto questi script sono stati sostituiti da vari file di configurazione, e l'estensione finale nel nome indica di cosa si tratta. Abbiamo ed è un sistema anche quasi ereditario, come se fosse programmazione a oggetti. E la prima cosa sono le unit, tutto quello che segue poi sono unit a loro volta. Le unit descrivono le proprietà base di qualcosa che di un'unità gestita da systemd. Poi abbiamo i service. I service sono i servizi che normalmente vengono fatti a partire al boot della macchina. E quindi hanno tipo la proprietà di quale eseguibile invocano, hanno la proprietà per decidere se tipo terminano subito o rimangono persistenti e quant'altro. Poi abbiamo i punto socket. I punto socket indicano un servizio che viene attivato tramite attivazione via socket, nel senso che ad esempio potremmo avere ssh.d.socket, che significa, in modo simile a come faceva in netd, che quando arriva del traffico sulla porta 22, SSH viene attivato. Poi abbiamo i mount. I mount sono i mount point gestiti da systemd. FSTab non è stato abolito, ma viene affiancato da questi mount. Essenzialmente per ogni mount point c'è un file descrizione con le sue opzioni. Poi abbiamo gli automount, che ereditano da mount, ma hanno una proprietà in più, che essenzialmente il mount viene eseguito alla prima volta che viene fatto accesso al mount point. Quindi il mount non avviene durante il boot, ma viene rimandato unicamente quando serve. E poi abbiamo i target. I target rappresentano concettualmente qualcosa di simile in run level, ad esempio multi-user.target è il target che viene raggiunto dal sistema quando vuole fare un boot multi-user. E adesso passiamo un po' all'amministrazione del sistema con systemd. Il tool più importante è systemctl. Systemctl va a interagire col systemd di sistema o d'utente e ci permette di operare sui servizi e sulle unit varie. E banalmente, per vedere lo stato del sistema, si può usare systemctl senza nessun argomento. E lui stamperà una schermata carina con tutto lo stato di tutti i servizi, con scritto in rosso cosa è fallito e perché, eccetera. Poi, se si vuole indagare qualche servizio specifico, si può usare systemctl status, nome servizio, ma poi vediamo dopo. Se vogliamo far partire un servizio, la cosa è abbastanza banale, basta fare systemctl start foo.service e il servizio verrà invocato. Bisogna fare attenzione che bisogna sempre mettere l'estensione della tipologia, quindi se voglio far appunto partire Apache sarà systemctl start apache2.service o httpd.service. Oltre a questo, oltre a start, sono disponibili altri comandi come stop, reload, restart, try restart, che rispettivamente stoppano il servizio, lo killano, chiedono il ricaricamento della configurazione, chiedono il ricaricamento della configurazione e se non è possibile il restart o tentano il restart e così via, ce ne sono numerosi. Ce n'è anche uno carino che non ho indicato qua, che è isolate, che essenzialmente termina tutti i servizi che non sono indispensabili per far andare un certo servizio, isolando il sistema rispetto a quel servizio. Poi invece per la diagnostica abbiamo appunto systemctl status. Se facciamo systemctl status full service, appunto visualizza lo stato del servizio. Ad esempio, se il servizio è terminato malamente, apparirà failed e magari lo stato con cui è uscito e anche magari una riga dell'ultima riga che è apparsa nel log di sistema. Se appunto, come dicevo prima, se vogliamo visualizzare lo stato di tutto il sistema, usiamo systemctl senza argomenti. Quando invece vogliamo analizzare maggiormente le cose, abbiamo journalctl, che va a interrogare il giornale di sistema, che è questa cosa che si affianca al sistema di init. Allora, quello che è stato detto, molti criticano journald perché fa uso di log binari, e questa cosa è un po' antipatica, effettivamente è comprensibile.
Però se si va a vedere tutte le opzioni che mette a disposizione, ci si rende conto che il motivo della scelta dei log binari è per permettere di fare query avanzate al log. Ad esempio, qua abbiamo ad esempio quello che possiamo fare di base. Di base possiamo fare meno "-f", per fare come fare tail meno "-f", su un log. Poi possiamo fare query dicendo since e until. Quindi si può dire tipo mostrami tutti i log da ieri fino ad oggi, o mostrami tutti i log da 2 settimane fa alla settimana scorsa. E lui va a fare la query al journal e mi visualizza tutto quello che mi serve. Poi posso fare query per unità con meno unit. Quindi posso vedere ad esempio Apache, tutti i log relativi ad Apache, e posso addirittura combinare più unit assieme. Quindi posso vedere assieme tipo Apache e l'FTP server, e voglio vedere ad esempio i log assieme tra di loro. Poi possiamo cambiare il formato di output del log, tra cui possiamo anche addirittura scegliere di serializzarlo in JSON per analizzarlo con altri strumenti, che per gli sviluppatori potrebbe essere molto comodo come cosa. Poi possiamo andare a interrogare per priorità, ad esempio potremmo decidere di visualizzare solo gli errori o solo i warning. Poi possiamo anche fare query, ad esempio, vedere tutto quello che è relativo al kernel, che è come fare di message. Lui praticamente fa una query per il tipo di transport. Oppure possiamo vedere tutti i servizi che JournalD conosce. Ecco un po' di esempi di query. E ad esempio possiamo, come stavo facendo un esempio, possiamo vedere con la prima query JournalCTL-BPR. Possiamo vedere tutti gli errori occorsi durante l'ultimo boot. Oppure possiamo interrogare tutto quello che riguarda HTTPD e vedere tutto quello che è successo da mezzanotte fino alle 9 del mattino. Oppure potremmo fare una query su tutto quello che riguarda, ad esempio, il dispositivo SDC. O possiamo fare una query sui servizi, sui daemoni della VPN e del DHCP. O possiamo fare una query anche un po' più sofisticata, ad esempio perché JournalD permette anche di raccogliere informazioni da altri host, tipo fare una query sull'hostname, sull'id e anche sul servizio. E quello che non ho detto su JournalD, che tra le varie feature, oltre alle classiche linee di log, può avere dei tag attribuiti a queste linee di log. Questi tag possono essere scelti da chi scrive il daemone. I programmatori hanno a disposizione una libreria a cui possono fare link e possono usare questa libreria per mandare informazioni dettagliate a systemd. Quindi, ad esempio, se io fossi un programmatore e volessi tipo inserire informazioni debug utili, potrei ad esempio aggiungere dei tag per indicare ad esempio il punto del file C in cui si è sollevato un certo errore. E questo può essere abbastanza utile in fase di debugging. Direi che è ora di proseguire avanti in questa rapida carrellata e torniamo un attimo alla configurazione. Ci sono varie directory in cui risiede la configurazione di systemd e anche systemd stesso. Allora, in libsystemd troviamo tutti gli helper. Sono una serie, una pletora di eseguibili che fanno una marea di compiti che servono per aiutare systemd nei suoi lavori. Ad esempio c'è l'helper che va a parsarsi fstab, ed fstab crea tutti i mount point transienti. Poi, come sottodirectory abbiamo la directory system. Dentro system vengono contenuti tutti i file, unit, service e quant'altro di sistema, globali per sistema, che non per forza partono all'avvio del sistema, sono lì presenti che possiamo far partire manualmente. Se noi vogliamo che qualcosa venga fatto partire all'avvio del sistema, dobbiamo creare dentro, ad esempio, multi-user target.wants, che rappresenta il sistema nello stato multi-user. Facciamo il symlink di tutti i servizi che ci servono perché venga considerato soddisfatto il target multi-user. Queste sono le directory dedicate a chi ci fornisce la distribuzione. Noi possiamo aggiungere altre cose locali per la macchina, NTC ad esempio. Quindi avere altri servizi in etc, systemd, system. Inoltre, una cosa molto carina di systemd è che non solo permette di fare il boot del sistema, ma permette anche di far partire la sessione utente.
noi possiamo avere in user lib systemd user tutti i servizi delle varie sessioni utente. Quindi si può usare systemd, ad esempio, per far partire un desktop KD o GNOME. Mentre ora, ad esempio, KD o GNOME usano KD usa KD init, che è un mini sistema di init che lancia tutti i daemoni relativi KD, si può usare al suo posto systemd, e systemd farà partire per la sessione di KD tutti i daemoni indispensabili a KD. Dopo capirete anche perché è molto utile come feature. Approfondiamo intanto com'è fatta una unit. Una unit può avere queste proprietà: requires quello che gli serve, requires è quello che sono i requisite, dopo mi viene in mente, wants è quello che gli serve, che però è opzionale, bins to è tutto quello che se viene stoppato si stoppa anche lui. Part of serve per indicare che un servizio fa parte di un insieme di servizi. Conflict, ad esempio, permette di ottenere servizi tra di loro mutualmente esclusivi. Before, after permettono di decidere un ordinamento tra i servizi, ma non per forza se c'è qualcosa in before o after lui fa partire quella cosa, semplicemente dice dopo o prima, è un posizionamento. Poi le unit permettono anche di specificare, di far partire altri servizi on failure. Poi si può specificare che per far funzionare quella cosa servono dei percorsi su certi mount point, oppure si può dirgli di fermarlo quando si può fermarlo quando c'è qualcosa, quando non serve più. Quindi immaginiamoci quel servizio serve solo per altri servizi. Allora, quando quegli altri servizi non esistono più, semplicemente gli dici fermalo quando non serve più. E un'altra cosa carina, che è possibile alterare la configurazione delle unit tramite delle directory di configurazione. Quindi il sistema, chi ci fornisce il sistema ci fornisce tutte le sue unit, ma noi possiamo aggiungere dettagli. Ad esempio, immaginiamoci che Debian ci fornisce, ad esempio, il suo service di Apache 2, ma noi possiamo aggiungere ulteriori dettagli di configurazione. Ad esempio, possiamo decidere di limitare quello che può fare Apache 2. E qui veniamo ai service. Un esempio di service, anzi. Come possiamo vedere, c'è la sezione unit, che ho descritto prima, e poi c'è la sezione service. Questo è un esempio abbastanza minimale, che mostra come si può avere qualcosa di tipo simple, che quindi si limita a far partire un eseguibile e specificare l'eseguibile. Con questo file abbiamo un servizio che possiamo far partire all'avvio se creiamo il symlink per systemd. Semplice, semplice. Poi possiamo complicarlo a nostro piacimento. Ad esempio, potrei decidere di sostituire type simple con, ad esempio, fork. E quindi systemd si prenderà cura del servizio in modo particolare nel caso che sia un servizio che fa double fork. Oppure possiamo specificare dbus. A quel punto systemd basa la sua attivazione e il ciclo di vita del servizio sapendo che potrà contattare il servizio rispetto a un certo percorso dbus. Possiamo mettere one shot, che significa che il nostro servizio non rimarrà in vita per sempre, ma magari ci basta che venga invocato una volta all'avvio e poi termina subito. Poi possiamo aggiungere altre cose ancora. Ad esempio, se il nostro servizio è particolarmente importante, potremmo decidere che ci sia un watchdog. E quindi se il daemon implementa una logica di watchdog, informerà ogni tot secondi systemd che è ancora vivo. E systemd, se vedrà che se non vede più nessuna notifica del watchdog, si preoccuperà di far ripartire il servizio. Quindi è ottimo se vogliamo fare in modo che un servizio indispensabile rimanga vivo. Possiamo aggiungere altre logiche aggiuntive. Ad esempio, potrei decidere che se smette di rispondere al watchdog, appunto, di farlo ripartire. Ma addirittura possiamo decidere che se il servizio, ad esempio, continua a bloccarsi o addirittura a crashare, possiamo decidere che, ad esempio, può ripartire 10 volte consecutive in un minuto.
se il servizio continua a crashare, a bloccarsi e ripartire per più di 10 volte in un minuto, possiamo decidere di intraprendere un'azione che potrebbe essere portare offline il nodo, come tentare di riavviarlo per vedere se al riavvio del sistema il sistema sarà in una condizione più stabile. Questo potrebbe essere molto comodo, ad esempio, se abbiamo una macchina da qualche parte su cui non è possibile fare manutenzione e vogliamo che il servizio sia il più possibile online. Poi possiamo ulteriormente complicare tutto aggiungendo, ad esempio, che quantità di CPU possiamo dedicare alla cosa. Ad esempio, non vorremmo che venga dedicato più del 10% alla nostra CPU. Possiamo decidere, ad esempio, che durante lo startup abbia un picco, che ne so, del 50%. Possiamo anche dedicare delle risorse di memoria limitate, quindi possiamo dire che un servizio non deve occupare in memoria più di 500 mega, o ad esempio decidere che abbia un accesso al disco di al massimo 20 mega al secondo, o una certa percentuale, tipo il 10% della banda verso il disco. In questo modo noi possiamo limitare notevolmente un servizio. Ed ecco qui, ad esempio, cosa potrebbe essere utile systemd in un ambiente desktop. Spesso, ad esempio, ci forniscono l'ambiente desktop con il nostro daemone che indicizza tutto. Io lo trovo abbastanza traumatica come cosa, perché a volte la macchina è quasi piantata dall'indicizzazione. Se viene fatto partire questo il daemone di indicizzazione da systemd, possiamo ad esempio decidere di limitare le sue risorse in modo da assicurarci che l'utente non abbia mai la sensazione che il sistema sia poco responsivo. Poi cosa possiamo fare di interessante? Possiamo assegnare un utente, un gruppo o le variabili d'ambiente, e possiamo anche migliorare la sicurezza del servizio. Ad esempio, possiamo bloccargli l'accesso a certe directory, possiamo decidere che certe directory sono assolutamente importanti, private, e il servizio non deve accederci. Possiamo addirittura creargli una slash dev separata solo per lui, unicamente con alcuni dispositivi. Possiamo ad esempio creare una directory TMP unicamente per lui su un namespace separato. Possiamo bloccare dalla scrittura user o rendere inaccessibili le home, o addirittura systemd ci permette anche di impostare un chroot. Addirittura, sempre parlando di restrizioni, possiamo creare un namespace per la rete separato. Quindi, ad esempio, il daemone rimane offline rispetto alla rete o sul suo namespace. Possiamo ridurre le capability, filtrare le system call e quant'altro. Quindi possiamo veramente migliorare la sicurezza del sistema. E poi cambiamo argomento, passiamo a una nuova tipologia, che sono i socket. Come vi ho accennato, è possibile attivare un servizio, ad esempio, solo quando arriva il traffico sulla 22. Questo è come viene realizzato il socket per SSHD. Essenzialmente, quando lui sta in ascolto sulla 22, quando arriva il traffico, tira su il servizio SSH, quindi SSH non viene fatto partire al boot. Possiamo avere appunto anche i mount. Questa è la sua sintassi. Bisogna fare attenzione che se sbagliamo a digitare qualcosa qui o non è disponibile il disco, il mount va in fail e voi dovete fare un intervento manuale. Per ovviare a questo problema basta mettere no fail nelle options. E con questo direi che mi avvicino alla fine. Qual è il futuro? Il futuro sarà KDBus, perché attualmente DBus ha un suo sistema di attivazione dei daemoni. Ad esempio, quando tipo il montaggio dei dischi tramite UDisk viene invocato, fatto partire unicamente quando c'è un'applicazione che ne ha bisogno. Con DBus dentro il kernel sarà systemd a fare questa cosa. E inoltre systemd parlerà appunto usando il DBus dentro il kernel. Poi il futuro sarà ad esempio systemd per far partire tutti i servizi di KDE o di GNOME. E un'altra cosa interessante che ci aspetta nel futuro è l'ETC rigenerabile al boot, ovvero possiamo creare delle immagini tipo su un file system read-only o vuote, e poi all'avvio l'ETC viene popolata. In questo modo non contiene nessuna configurazione specifica alla macchina, e quindi possiamo fare tipo qualche sorta di factory reset o fornire delle immagini predefinite. E con questo ho finito. Scusate la corsa, ma erano parecchie slide e tanti concetti. Domande?
Cosa? E attualmente l'ultima entry è Debian e fu Ubuntu. Debian. Debian, poi c'è Ubuntu dalla prossima release, a quanto pare. Beh, Fedora, SUSE, Arc, a quanto pare. Storicamente uno dei primi utenti è stato Migo e quindi ora Mer, Sailfish e quant'altro in ambito embedded. Poi vediamo. E Gentoo. E Gentoo. E ok. Domande? Sì, non ho mostrato, ma una delle proprietà per o lo metti nel target giusto, o se è uno script che vuoi lanciare quando viene formato un certo servizio, basta che lo aggiungi quando viene la proprietà tipo stop, mi pare, o exec stop. Essenzialmente viene invocato quando quel servizio viene tirato giù. In che senso? E creare un file di testo o aggiungere una riga per un file di testo. È molto easy. Altre domande? È supportato un boot chart, cioè un utility, non chiedermi il nome preciso, ma mi pare che sia tipo boot chart, e ti stampa un grafico completo del boot con anche i relativi tempi di boot. Comunque, diciamo che puoi misurare abbastanza in modo affidabile quello che influisce al tempo d'avvio. Altre domande, se c'è ancora tempo? Sì? Non credo che sia quello l'intento proprio. Perfetto, direi che siamo a posto. Grazie all'attenzione.